Buongiorno, oggi vi faremo vedere come fare la pasta al nero di seppia, dalla quale possiamo fare i tagliolini o i ravioli. Allora, ci servirà 1 kg di farina, 7 uova e su 1 kg di farina ci mettiamo 12-16 grammi di nero di seppia, le bustine che troviamo al supermercato. Mi raccomando, indossate i guanti perché come vedete il nero sporca e macchia. Allora, nella nostra planetaria buttiamo la farina, il sale, il nero di seppia con le uova, così. E adesso ci spremo un'altra bustina. Ok. Prendiamo la farina per pulirci le mani, così togliamo tutto il nero e va a finire nella nostra pasta. E non abbiamo spreco. Vedete come va via con la farina? A posto. Possiamo togliere i guanti. Impastiamo. È come una semplice pasta all'uovo. Quando sarà amalgamata tutta, fermiamo il nostro impasto. Ok. Facciamo partire lentamente. Ecco, iniziamo con poche uova, perché di solito io sulla pasta all'uovo su 100 grammi ci metto un uovo. Però essendo il nero di seppia liquido, se mettiamo troppe uova dovremmo aggiungere farina, quindi se ce n'è bisogno aggiungeremo farine e uova in corso. Ok. Vedete, sta iniziando ad amalgamarsi. Farina 00. Vedete, ora si è impastata la nostra pasta, la togliamo. Vedete come è bella nera. Ok. Vedete? Bella morbida anche. Ora noi la mettiamo a riposare in frigorifero, avvolta nella pellicola o in un panno umido, per almeno mezz'ora. Più riposa, più elasticità acquisterà la nostra pasta e quindi sarà più facile da stendere. Ok. Chiudiamo tutti i lati di modo che non si secchi. E la mettiamo in frigorifero. Ok, ora la nostra pasta ha riposato, vedete, è passata circa un'oretta. Nel frattempo io ho preparato il ripieno, perché noi faremo dei ravioli al nero di seppia. Questo ripieno l'ho fatto con del merluzzo semplicissimo bollito. Ho bollito delle patate per legare il nostro ripieno, sale, pepe, amalgamato ed è pronto il nostro ripieno. Ora vi farò vedere come fare i ravioli. Ok, prendiamo un pezzo di pasta e lo stendiamo con il nostro mattarello il più sottile possibile, col mattarello o comunque con nonna papera, e poi vi farò vedere come fare i nostri tortelli. Ok, adesso è che è bella fina. Ecco, io per stenderla ci ho messo della semolina per non farla appiccicare. Ho preparato dell'uovo, vedete, sbattuto semplicemente, e spennello la nostra pasta per far sì che il tortello, quando andiamo a piegarlo, dargli la forma che vogliamo, si attacchi e non si apra durante la cottura. Perfetto. Adesso o con le mani o con l'aiuto del cucchiaino facciamo delle piccole palline e mettiamo il nostro ripieno al centro e distanziate circa 3-4 cm, così, vedete. E poi possiamo piegarci sopra il resto della sfoglia, oppure vado a prendere un coltello, lo tagliamo e gli diamo la forma che vogliamo. Allora, al coltello da là, perfetto, tagliamo così la nostra sfoglia e ci sovrapponiamo questo pezzo e li facciamo rotondi. Allora, vi faccio vedere alcuni a tortello, due a tortello, così facciamo il quadrato. Pieghiamo triangolo, così, vedete? Ho piegato triangolo e andiamo ad unirlo al centro e uscirà un tortello così.
vedete, oppure possiamo farli, li pieghiamo a metà e col nostro tagliapasta lo tagliamo a mezzaluna, così, vedete, e lo schiacciamo di modo da far uscire l'aria, perfetto, oppure con la pasta la sovrapponiamo, tanto è stato passato l'uovo, quindi ci si attaccherà, così passiamo con le dita e tagliamo con il nostro tagliapasta e abbiamo il nostro tortello ripieno di pesce al nero di seppia. Queste sono le tre opzioni che vi ho fatto vedere oggi, così, vedete, tortello rotondo, mezzaluna che è molto bello, oppure forma di tortello tortellino, e le andremo a servire con una salsa al pomodoro e basilico, semplicissimo, perché già saporete sia la pasta che il ripieno. Pomodoro e basilico semplicemente e saranno buonissimi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ecco, vedete, questi qua sono i nostri ravioli al nero di seppia con la salsa pomodoro e basilico. Questo è il prodotto finito dei ravioli che abbiamo fatto prima. Fagli un sorriso, Gigi. Posso andare? Ti faccio l'uovo con caffè. Sarà finita. Perfetto, allora, i video che avete finora visto sono girati tutti nei nostri laboratori. Noi siamo dai Tone Food & Bar, a Viale Vittuico 216 a Roma. Quando volete, noi siamo qui aperti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 21. E il venerdì facciamo anche le nostre cene, quindi benvenuti.